È terminata la partita juniores del campionato lombardo tra Lecco Calcio 5 e Atletico Brianteo, che ha visto la vittoria degli ospiti, del Brianteo. È qua con noi il portiere del Lecco, Federico. Mentre vediamo le sue parate, chiediamogli un commento su questa partita. Sì, la partita abbiamo iniziato abbastanza bene, erano nettamente più forti loro e quindi vabbè, abbiamo giocato come abbiamo potuto, abbiamo giocato al meglio e credo che abbiamo fatto la migliore partita di questo campionato per ora. E anche se siamo fermi a 0 punti, speriamo di vincere. Ok, grazie Federico, passa la parola al tuo compagno di squadra. Grazie. È con noi ora Daniel, mentre vediamo le altre azioni della partita chiediamo qui un commento. Guardi, secondo me la partita è stata molto, molto entusiasmante e abbiamo giocato tutti bene, non potevamo fare nient'altro, abbiamo marcato bene. Di certo loro erano i primi in classifica, era normale che potevamo perdere, però secondo me questa è stata una partita la più bella che abbiamo fatto in campionato e abbiamo perso, si può dire, anche con dignità. Quindi per me è stata una bella partita. Ok, grazie Daniel, passiamo ora la parola ai giocatori del Brianteo. Per l'Atletico Brianteo è con noi Simone, mentre vediamo le azioni del Brianteo appunto chiediamo anche un commento su questa loro vittoria in casa del Lecco. Sì, non è stata un'ottima partita, potevamo fare di più, soprattutto il primo tempo dove non ci siamo impegnati molto, comunque l'importante sono i 3 punti e aspettiamo la prossima partita dove ci impegneremo sicuramente di più. Ok, grazie Simone, ci vediamo alle prossime partite. E dopo Simone del Brianteo passiamo la parola a Luca, mentre vediamo il suo gol chiediamo anche lui un commento su questa partita. Questa partita è iniziata a mio parere un po' male, non giocavamo come volevamo noi, però alla fine siamo comunque riusciti a battere l'avversario, che comunque si è dimostrato, pur essendo l'ultimo in classifica, si è dimostrato un buon avversario. Ok, grazie Luca, ci vediamo alle prossime partite del Brianteo. Grazie, ciao.